Ciao a tutti, oggi prepareremo la marmellata di ciliegie. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti. Gli ingredienti sono ciliegie, zucchero e succo di limone. Andiamo a preparare la ricetta. Bene, andiamo a mettere nel boccale le ciliegie. E cuciniamo per 20 minuti, 100 gradi, velocità 1. Bene, adesso dobbiamo continuare la cottura per altri 5 minuti. Come noterete si è sporcato il coperchio. Se vedete fuoriuscire del liquido, per la temperatura che va ad aumentare, sollevate il misurino così può uscire un po' l'aria. Adesso continuiamo la cottura, 5 minuti. Sempre 100 gradi. Antiorario. Velocità 3. Bene, adesso andiamo a versare il composto in una ciotola. Il rumore che sentivate prima erano i noccioli che giravano all'interno del boccale. State tranquilli che non verranno tritati perché a velocità 3 non trita. In questo momento il composto si presenta così con i noccioli. Andiamo a metterlo, come detto prima, in una ciotola. Adesso andiamo a posizionare il cestello all'interno del boccale che ci servirà per filtrare la marmellata dai noccioli. Con l'aiuto della spatola andiamo a muovere il composto, in modo tale che scenda all'interno del boccale e i noccioli rimarranno dentro il cestello. Bene, adesso con l'aiuto della spatola andiamo a spostare i noccioli da un lato e la polpa dall'altro lato e poi i noccioli li andremo a recuperare con un cucchiaio. Andremo a recuperare con un cucchiaio e li metteremo nella ciotola da parte. Ovviamente questo è un metodo migliore di andare a snocciolare le ciliegie prima e sporcarsi le mani. Bene, adesso con l'aiuto della spatola andiamo a far fuoriuscire il cestello e con un cucchiaio andiamo a mettere la polpa delle ciliegie all'interno del boccale. Adesso andiamo ad unire il limone e lo zucchero. E facciamo cucinare per altri 20 minuti. A 100 gradi, velocità 1. Bene, adesso andiamo a controllare se la marmellata è pronta. Perfetto. La marmellata è pronta. Adesso andiamo a riporla in dei vasetti precedentemente sterilizzati. Bene, la nostra marmellata è pronta.
Adesso andiamo a riporre il vasetto sotto sopra per creare il sottovuoto, sino al totale raffreddamento della marmellata. Al momento in cui la marmellata si sarà raffreddata, il tappo non effettuerà più questo gioco. Marmellata di ciliegie. Grazie e alla prossima ricetta!